Seduta del Consiglio provinciale, all'ordine del giorno la prosecuzione di quello che è accaduto ieri, variazioni di bilancio. Ci sono fondi da destinare alla montagna, a cominciare dalla questione Prati di Tivo, messa in sicurezza della famosa strada che porta appunto ai prati e che sarà oggetto del Giro d'Italia. Qui si parla di 1 milione di euro di fondi dati in affidamento diretto ad una ditta. Sì, ieri abbiamo discusso in bilancio il rendiconto e dal rendiconto quindi sono state accertate delle somme disponibili per investimenti, quasi 2 milioni di euro e circa 1 milione e 400 mila euro saranno destinati per lavori di messa urgenza, di somma urgenza, destinati a ripristino delle viabilità delle aree interne in riferimento alla viabilità alla SP43, quella che collega con Pietragamela, Prati di Tivo. Qui abbiamo riscontrato che è successo un evento meteorologico che ha di fatto interdetto la strada e successivamente la provincia ha adottato un verbale di somma urgenza, ha attivato una procedura per dei lavori appunto di somma urgenza. E oggi ci sarà l'occasione appunto per confrontarci in consiglio appunto per verificare tutto quello che è successo, per cui noi vorremmo diciamo avere un quadro chiaro di questa vicenda perché il Presidente ha minacciato anche di non far passare il giro proprio perché su quella strada l'11 maggio ci sarà appunto la tappa del Giro d'Italia, quindi vorremmo un attimo capire qual è la situazione che in questo momento diciamo si sta evolvendo su quella strada. Ecco, la montagna diciamo che la fa da padrona in questa variazione perché ci sono anche altri due interventi su Crognaleto. Sì, anche questi oggi saranno discussi in Consiglio Comunale, si tratta anche di questi di somme ingenti, perché parliamo di 300-400 mila euro che saranno destinati diciamo, a questi lavori di somma urgenza. Noi anche abbiamo nelle commissioni cercato anche di capire, purtroppo la documentazione che ci è stata fornita non ci consente di avere un quadro chiaro della situazione, per cui oggi in consiglio cercheremo di avere tutte quelle informazioni utili a ricostruire questa vicenda che sicuramente è fondamentale anche per mettere in sicurezza il territorio, dare la possibilità comunque di far passare il Giro d'Italia perché è un evento che caratterizza comunque la nostra provincia e quindi vorremmo anche assicurarci che tutto possa essere svolto in sicurezza. C'è anche un'altra variazione che riguarda la comunicazione, in pratica una parte delle famose multe per oltre 700 mila euro che della superstrada che porta in Val Vibrata verranno destinati 15 mila euro alla comunicazione, capitolo comunicazione della provincia. Ma sì, anche questo ci fa venire qualche dubbio anche su come vengono investiti questi proventi dell'autovelox, proventi importanti perché parliamo di una somma di quasi 800 mila euro, un autovelox che è stato installato sulla SP numero 3, la Pedemontana, ma quello che ci fa un po' riflettere è che pone qualche dubbio è su come vengono investiti diciamo, i proventi, perché io penso che il miglior modo di investire i proventi sia quello della sicurezza e della prevenzione. Però anche qui vediamo che parte dei proventi vengono utilizzati per fini che non sono quelli per cui diciamo, questo strumento è stato applicato. Vediamo alcuni investimenti sulla comunicazione, così come su promozione del territorio, che ci lasciano un po' perplessi perché questo significa che mettere anche a rischio, diciamo, quelle che sono le necessità degli uffici di fronte a esigenze di manutenzione della viabilità. Beh, Come giudicate questa variazione? sicuramente non ci soddisfa il principio di come è stata impostata questa variazione, ma soprattutto quello che ci preoccupa è che in questa variazione non troviamo le risorse necessarie per affrontare le criticità del territorio. In riferimento alla viabilità, sulla viabilità vediamo somme molto limitate, parliamo di 350 mila euro sulla viabilità, considerando che sono quattro nuclei, quindi abbiamo neanche 80 mila euro al nucleo e questo sicuramente è un grande rischio affrontare comunque l'anno senza avere le risorse necessarie per mettere in condizione gli uffici di intervenire laddove ci fosse necessità, ma anche per la manutenzione ordinaria. Così anche sulle scuole vediamo un investimento di circa 250 mila euro che secondo me è ben poco rispetto alle esigenze del patrimonio scolastico.